Buongiorno ragazzi, siamo qui per parlare della rivoluzione russa, di cui abbiamo già parlato in alcune lezioni svolte in classe, e quindi siamo qui per terminare l'argomento e ripercorrerlo anche nelle sue linee essenziali. Infatti il PowerPoint che ho preparato per voi, è un PowerPoint, con, diciamo, un riassunto anche di tutto quello che abbiamo detto in classe. Ho dedicato una prima parte del mio lavoro, della mia sintesi, alla situazione sociopolitica della Russia alla fine del XIX secolo, quindi una Russia che è un immenso territorio multietnico, retto da, come potete vedere in questa slide, dalla monarchia assoluta dei Romanov, e un paese essenzialmente agricolo, profondamente arretrato nelle campagne. Nonostante fosse stata abolita la servitù della gleba, questa consuetudine veniva ancora praticata, diciamo, e inoltre le tecniche utilizzate nelle campagne erano molto molto antiquate e quindi davano una resa poverissima. Pochi i centri di industrializzazione, come abbiamo detto in classe, Mosca, Pietroburgo e Baku. In una slide successiva, ho riportato i movimenti di cui abbiamo parlato in classe, movimenti politici, che si diffondono nella Russia di questi tempi, quindi il populismo, ovvero il movimento dei social rivoluzionari, diciamo, che va comunque differenziato dal comunismo, in quanto i protagonisti della rivoluzione sono i contadini e soprattutto voleva utilizzare metodi di lotta molto violenti, anche terroristici. Che portarono infatti nel 1881 all'assassinio di Alessandro II. Dall'altra parte abbiamo il movimento socialista, il Partito Operaio Socialdemocratico Russo, che si divide al suo interno in due correnti: menscevichi, che significa letteralmente di meno, minoranza, e bolscevichi, che significa letteralmente di più, maggioranza. E i bolscevichi sono appunto coloro che vogliono la rivoluzione per creare una società comunista, e senza proprietà privata, con la collettivizzazione dei mezzi di produzione. Avevano come leader Lenin, ma anche Trotsky, che furono più volte arrestati e deportati, ma riuscirono a rifugiarsi all'estero. Ho dedicato una slide anche all'antefatto della rivoluzione, cioè alle tappe che portarono verso il progressivo crollo degli zar. Importantissima la tappa del 1915, in cui ci fu una crisi molto grave in Russia a seguito della guerra contro il Giappone. Questa guerra era una guerra che si tenne per il possesso della Manciuria e della Corea. A causa della guerra si svilupparono appunto scioperi, proteste e si trasformarono in un vero e proprio movimento di rivolta contro lo zar, contro Nicola II, che fu costretto a concedere il Parlamento, la Duma tecnicamente. Ci fu un episodio molto famoso che abbiamo già raccontato in classe, ma che vi ricordo, ovvero il 22 gennaio del 1905 i dimostranti si presentarono davanti al palazzo dello zar e furono presi a fucilate, fu la cosiddetta Domenica di Sangue. In quest'anno, nel 1905, è molto importante la nascita del primo Soviet dei lavoratori. Che cos'è il Soviet, che ha un ruolo centrale nella rivoluzione russa? Vi è spiegato in questo riquadro russo, alla fine della slide. È un'assemblea che ha dei rappresentanti eletti tra i lavoratori o nell'esercito. Il Soviet, appunto, ebbe un ruolo fondamentale nella rivoluzione. Altra tappa importantissima pre-rivoluzionaria è quella del 1915, perché la Russia, malgrado l'insufficiente armamento e l'impreparazione militare, entra nella Prima Guerra Mondiale, pensando di poter ottenere dei territori nei Balcani, ma in questo momento subisce delle sconfitte contro gli austriaci e contro i tedeschi da subito, insomma, e la popolazione civile vive quindi dei mesi di sofferenza per il rincalo degli alimenti, dei generi di prima necessità, e quindi questo ingresso nella Prima Guerra Mondiale ci porta diretti verso la fase rivoluzionaria vera e propria, che dividiamo in due: la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. Bisogna ricordare che la rivoluzione di febbraio è detta così seguendo il calendario russo in vigore fino al 1918, secondo il nostro calendario, che è il calendario
gregoriano, in vigore dal XVI secolo, con Gregorio XIII, la rivoluzione non sarebbe la rivoluzione di febbraio, ma la rivoluzione di marzo, tengo a specificare questo. In ogni caso, fu la fase più moderata della rivoluzione, gli operai manifestavano per chiedere la pace e gli alimenti, e l'esercito si schierò a loro favore, lo zar Nicola fu costretto a lasciare il potere e a far nascere la Repubblica, in cui si crearono due forme di potere. Vi era il governo provvisorio, sostenuto dai borghesi, che era favorevole a continuare la Prima Guerra Mondiale, e il governo invece, il Soviet, scusate, dei deputati operai e dei soldati. Era formato da rappresentanti eletti nelle fabbriche e negli eserciti ed era favorevole all'uscita dalla Prima Guerra Mondiale. Bene, nella slide successiva abbiamo la vera e propria rivoluzione di ottobre, cioè quando si parla di rivoluzione russa di solito ci si riferisce alla rivoluzione di ottobre, che ha come un antefatto importante ad aprile del 17, quando Lenin, che rientra a Pietrogrado dalla Svizzera, dove si era recato appunto per fuggire ed evitare l'arresto dopo le rivoluzioni del 1915, Lenin, che appunto rientra con la complicità delle autorità tedesche, che hanno tutto l'interesse a far precipitare la rivoluzione all'interno della Russia, esplicita il suo programma politico in questo documento, nelle tesi di aprile. I punti principali sono quelli qui sintetizzati: potere ai Soviet, pace subito e terra ai contadini, e segnano la fine di ogni intesa con i menscevichi, cioè con la componente moderata della socialdemocrazia. E si tratta di una vera e propria rivoluzione di ispirazione socialista, cioè contro i capitalisti. In seguito i bolscevichi si organizzano una forza militare nella Guardia Rossa che occupa i punti strategici di Pietrogrado, la stazione, le banche, gli uffici governativi. E il 25 ottobre apriamo l'assalto famoso al Palazzo d'Inverno, che adesso è la sede del governo provvisorio, ma prima era la residenza degli zar. Nessuno fa particolare resistenza e Kerensky fugge negli Stati Uniti. Si crea quindi il Soviet dei commissari del popolo, che è il nuovo governo, un governo interamente bolscevico, presieduto da Lenin e con Trotsky come commissario degli esteri. Prenderà i seguenti provvedimenti: l'abolizione della proprietà privata, l'affidamento delle fabbriche al controllo operaio, quindi la dittatura del proletariato, e l'avvio della pace, quindi il trattato di Brest-Litovsk del marzo del 1918. Bene, la guerra civile nascerà subito dopo l'uccisione dello zar e della sua famiglia, che avvennero a luglio del 1918. Lo zar Nicola II, la moglie e i quattro figli furono appunto fucilati in una località degli Urali dove erano confinati, e questa data molto importante segnò la fine della dinastia imperiale dei Romanov, che erano al potere dal 1613. La guerra civile, che appunto si scatenò in seguito a ciò, fu molto sanguinosa, durò 4 anni e vide opporsi le armate bianche all'armata rossa. Le armate bianche erano dette così dal colore delle divise dell'esercito zarista ed erano costituite da quelli che erano rimasti fedeli allo zar. L'armata rossa, invece, capeggiata da Trotsky, era appunto detta così anche qui per il colore per il colore rosso che è associato appunto al comunismo. Bene, nella guerra civile, che durerà 4 anni, il governo, bisogna ricordare, ricorrerà alla dittatura alimentare, o comunismo di guerra, chiamiamolo così, cioè per assicurare a tutti gli abitanti la quantità minima di grano, fu proibita ogni forma di commercio privato dei cereali. Questo è molto importante da ricordare. Nel 1920 la guerra civile si concluderà con la vittoria dell'Armata Rossa, nel 1922 nascerà la Repubblica, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Russia, Georgia, Armenia e Ucraina. Era uno Stato federale in cui ogni repubblica aveva un suo governo locale e lo Stato federale era eletto da un Soviet supremo, che aveva il potere legislativo, e da un Consiglio dei Ministri che aveva il potere esecutivo.
Il potere giudiziario era affidato a una corte suprema. La capitale in questo momento venne spostata da Pietrogrado a Mosca perché appunto si voleva sottolineare il cambiamento di regime. Ho dedicato le slide successive alla figura di Lenin, che fu un vero e proprio mito per i comunisti, quindi ho riportato delle informazioni su di lui, ricordiamoci che Lenin è un pseudonimo, da far risalire probabilmente al nome di un fiume, era comunque il capo indiscusso dei bolscevichi, vi riporto delle informazioni su di lui, figura attorno alla quale nacque un vero e proprio mito, tanto che alla morte il suo cadavere venne esposto in un mausoleo sulla Piazza Rossa di Mosca e migliaia di persone gli renderanno omaggio anche dopo la caduta dell'URSS nel 1991. Alla sua morte nel 24, lo scrittore russo Majakovskij scrisse «Seppelliamo oggi l'uomo più terrestre che abbia mai camminato sulla Terra». Nelle slide successive mi sono soffermata sull'URSS di Lenin. L'URSS di Lenin è ricordata per l'iniziativa della NEP. Che cos'è la NEP? La NEP è la nuova politica economica del marzo 1921. Lenin infatti aveva necessità di risolvere la crisi della produzione agricola e industriale creata dal comunismo di guerra, dalla dittatura alimentare che aveva previsto il divieto del commercio privato. Fu considerata questa della NEP ovviamente una misura temporanea da Lenin e durerà fino al 1929. Che cosa prevedeva? Introduceva in poche parole degli elementi di libero mercato accanto alla regolamentazione statale. Cioè, con la NEP si doveva creare un sistema misto in cui convivevano un settore statalizzato, le banche, i trasporti, le grandi industrie, quindi di proprietà pubblica, okay, accanto a un settore libero, quello del commercio, della piccola e media impresa, delle aziende agricole. Okay? Quindi l'EP significa creazione di un sistema misto, economico misto, in cui convivono settore statalizzato e settore libero. Che cosa prevede nello specifico la NEP? Più spazio all'iniziativa privata di contadini industriali, cioè ripristina il principio della proprietà privata nel settore agrario dell'economia. L'industria invece rimaneva per lo più nazionalizzata, insomma, statale. Una parte del raccolto dei contadini andava allo Stato e una parte rimaneva a disposizione dei contadini che potevano vendere sul mercato le quantità eccedenti. Le fabbriche con più di 20 dipendenti dovevano essere controllate dallo Stato, ma soltanto quelle. Cosa portò questo? Portò a una parziale restaurazione del libero mercato ed ebbe degli effetti positivi iniziali che qui vi sintetizzo, cioè aumentò la produzione agricola, la disponibilità complessiva di cibo, perché i contadini erano interessati all'aumento della produzione in questo modo, no? E quindi si alleggerì la carestia. Dall'altra parte ci fu una breve ripresa delle campagne, soprattutto dei culachi, cioè dei contadini agrari. E i contadini, scusate, agiati, i medi proprietari, e quindi ci fu un effetto positivo, ma dobbiamo ricordare che Stalin, di cui parleremo nelle prossime lezioni, vanificherà totalmente questi piani quinquennali. Massiccia fu l'opera di propaganda e di indottrinamento che produsse la dittatura di Lenin, l'URSS di Lenin. Si proibirono il culto e l'istruzione religiosa, bisogna ricordare, in questa slide non ho appuntato questa parte, e appunto si vietò l'istruzione religiosa in nome dell'ateismo marxista, che portò addirittura a dichiarare legale soltanto il matrimonio civile. Da ricordare per quanto riguarda Lenin anche la sua lotta contro l'analfabetismo, furono infatti istituite scuole primarie, secondarie e superiori e furono svolti corsi nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, oltre a far nascere numerose biblioteche, quindi questo fu sicuramente un aspetto positivo della politica di Lenin. Bene ragazzi,
vi invito appunto a rivedere se volete più volte il video per ripassare, a prendere degli appunti, ne riparleremo poi in classe, segnatevi eventuali domande e...